A Mondaro di Pezzadze sorge l'antico Broletto, un prezioso complesso architettonico di origine medievale, costituito da una torre di avvistamento e da un edificio quattrocentesco le cui forme richiamano le tipiche costruzioni dei broletti lombardi. Nel 2018 il complesso architettonico è stato recuperato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con la comunità montana di Valle Trompia, l'associazione Scopri Val Trompia e il contributo di Fondazione Cariblo. L'attento recupero dell'antico broletto ha permesso l'allestimento del Museo Archeologico di Valle, il Museo ORMA, acronimo di Officina Radici Museo Archeologico. Il percorso espositivo ripercorre le tappe del popolamento triumplino, aprendo suggestioni sulla vita quotidiana del passato, dalle origini fino alla completa romanizzazione. L'allestimento del museo segue un itinerario dislocato su tre livelli, suddivisi per epoche storiche. La prima sezione è dedicata al Neolitico e ospita una sepoltura femminile del quinto millennio avanti Cristo. Al primo piano, grazie a manufatti creati dai primi metallurghi, si entra nell'età del bronzo e del ferro. Con l'ausilio di sistemi interattivi è possibile approfondire tematiche legate a materiali e scoperte effettuati in valle e la collezione archeologica nascosta. La scrivania dell'archeologo consente ai più piccoli di comprendere in modo giocoso il progredire delle conoscenze e delle attività umane dalla preistoria all'epoca romana. Sul medesimo piano, il visitatore potrà conoscere il prezioso contributo di tre collezionisti triumplini, Pietro Paolo Cotelli, Pierluigi Piotti e Costanzo Caim. Il secondo e ultimo piano è riservato al periodo della romanizzazione e all'epoca romana, con una esposizione di una serie di riproduzioni di epigrafi. Nell'attigua torre medievale, il Museo ORMA espone la collezione etnografica Costanzo Caim, I saperi della montagna. Una raccolta di oltre 450 reperti etnografici suddivisi per sezioni tematiche. Lo spazio museale, infine, si apre alla sperimentazione nell'area dell'Archeolab, un fuori museo per capire la storia in modo concreto, manipolando materiali e calandosi nei panni di provetti archeologi e degli uomini del passato. Visitare il Museo ORMA, l'Archeolab e la collezione etnografica Costanzo Caim sarà l'occasione per vivere un viaggio alla scoperta delle proprie radici, dove le testimonianze materiali e immateriali del passato diventano la chiave per interpretare il presente e costruire il futuro.